Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Allora, come al solito, datemi il solito feedback per farmi capire se mi vedete, se è partito tutto, se è tutto ok, se mi sentite bene. E benvenuti a questo nuovo appuntamento con Mushroom Tea Time. Questa sera di nuovo dallo studio. E questa sera abbiamo con noi Salvatore Santoro. Bene, Salvatore, ve lo introduco brevemente. Per chi non lo conoscesse, in realtà è piuttosto famoso presso gli allievi della mia scuola perché quando parliamo di libro fotografico non possiamo fare a meno di mostrare il suo lavoro, Saluti da Pineta Mare, di cui ci parlerà questa sera, un lavoro estremamente interessante su quel tipo di fotografia, tra l'altro che ha una lunga tradizione che parte da Robert Frank, da quel viaggio meraviglioso che lui fece in America nel 55, tra il 55 e il 58, e che diede origine a The Americans, che è uno dei libri, tra l'altro, di cui parliamo anche spesso presso la nostra scuola. Ecco, il viaggio di Salvatore è un viaggio che ovviamente ha le sue caratteristiche, parla di un territorio abbastanza singolare, quindi lascerò poi a lui il piacere di raccontarcelo. E ha comunque un taglio assolutamente originale perché introduce nel territorio di cui va a narrare anche la sua vicenda personale, quindi questo è qualcosa che poi rende tutto assolutamente più unico e più interessante. Ecco, a questo punto non mi perdo più in chiacchiere e introduco Salvatore che dovrebbe essere online. Ciao Salvatore, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, Allora, ciao, eccomi. ci sei. Allora, come al solito io lascio la parola a te per introdurci al tuo lavoro, agli aneddoti, a tutto quello che è successo, come è nata l'idea. Immagino parlerai di Saluti da Pineta Mare, ma anche di altro. Quindi ti lascio la parola. Come al solito invito tutte le persone connesse a fare domande. Nella chat, non le fate troppo tardi, altrimenti poi non c'è tempo di rispondere. Quindi io faccio da collettore delle domande e poi te le girerò al momento opportuno. Bene. Quindi a te la parola e io condivido il tuo schermo già da adesso. Dimmi tu. Vai, Ma guarda, io ti ho due parole di inizio, di perfetto, introduzione, giusto allora. per introdurre l'idea che avevo stasera di come sfruttare questa oretta e mezza che abbiamo insieme. Intendevo principalmente parlare diciamo, dei due libri e poi le cose in corso le tenevo un attimo da parte se ce la facciamo. Sull'idea a monte, sulla storia interna che diciamo la sviluppavamo insieme alle immagini e sulla realizzazione pratica, tecnico-pratica e dell'oggetto libro, quindi come nascono, come vengono sviluppati, come vengono assemblati. Quindi io partivo adesso con Pineta Mare. E ho qualche slide da proiettare giusto per chiarire dove, come e perché è stato fatto, poi ci facciamo due chiacchiere successivamente. Perfetto. E mi puoi condividere Vai. pure adesso lo Fermo. schermo. Adesso lo schermo. Ok, ci sono. Allora, come dicevo, no? È un libro, ovviamente, contiene una storia, un'intenzione, un aspetto critico, cosa cara a un grande che si chiama Pino Musi, che mi parla sempre di punto di vista critico quando dobbiamo fare le fotografie, perché la riproduzione non è mai abbastanza. Ma essendo un libro, bevo, come diceva. Essendo un libro, è anche un oggetto fisico, fatto di materiali, scelte editoriali, e tutto quello che c'è dietro, no? Prima non c'era, adesso c'è, ecco. Tutta quella roba di misure, dimensioni, font, colori, tutto quello che c'è, insieme alla produzione e distribuzione. Dove nasce la storia? Quindi partiamo da qua, dal contenuto. La nuova storia nasce intorno
lungo questa striscia blu qui che si trova qua, ed è la costa da questa è la città di Napoli. Non so se si vede il mouse, dove indico. Si vede, perfetto, è piccolino. Allora, questa è Napoli. Qui è Caserta, questa è la costa della provincia di Caserta ed è questa striscia blu qui è la Domiziana, la strada praticamente la litoranea costruita dall'imperatore Domiziano per farsi il lungomare praticamente. È lunga una cinquantina di chilometri, 55 chilometri, parte dal confine del napoletano, diciamo, da quasi da Pozzuoli praticamente, fino al Garigliano, che è il confine Lazio-Campania. Dista una trentina di chilometri da Napoli, 200 km da Roma. È molto vicina alle città. Sono i posti. Torno indietro. Qui è proprio il villaggio Coppola Pineta Mare. Qui è Castel Volturno. Questa è la parte nord della Domiziana, Mondragone e Baia Domizia, poi vedremo nelle immagini successivamente. Diciamo il titolo lo dà qua, nasce qui, Villaggio Coppola, Pineta Mare, saluti da Pineta Mare. In realtà il lavoro è sviluppato lungo tutta la strada. Sono i posti dove sono cresciuto, vabbè, è un po' di testo, poi ve lo leggete con calma. Li conosco, io abito a Bologna ormai da oltre 20 anni, però li conosco perché ci ho fatto l'infanzia, le vacanze estive e sono posti che sono cambiati, in un certo modo sono, in qualche modo sono cambiati, però nel ritorno, guardandoli a distanza, ti accorgi che sono cambiati, ma in realtà è un cambiamento apparente. È un libro che nasce per questi luoghi come libro d'amore, sostanzialmente, la denuncia o comunque il fatto che sia un documento è un effetto collaterale. Uno, diciamo che senza passione, senza interesse, senza l'amore verso una roba, non ci stai 2, 3, 4 anni a fare delle foto per strada. Ma al massimo ci perdi una settimana per un magazine, ma perché ti pagano? Cioè, è diversa l'attenzione che dai a un qualcosa che fai per passione. E sono andato lì, ho cominciato a fare foto, ho cercato tutto quello che mi interessava, principalmente cercavo i cambiamenti, le cose che vedevo ritornando, ho visto cambiate, no? E tutto quello che mi potesse dare come appiglio concettuale, questo poi vediamo perché l'intento del libro è un altro, quasi la testimonianza in un qualche modo, la prova di un flusso di tempo che erode, dell'uomo che consuma e lascia con l'intenzione anche di voler lasciare qualcosa, no? Ma che non lascia niente, lascia macerie praticamente. Lascia una serie ovunque, qui le vediamo fisicamente, ma in realtà è ovunque. E tutto questo parte da un momento abbastanza preciso dove, quando, più che dove, che il dove era lì. Il quando era luglio 89, quando con degli amici, questa è la prima frase, l'introduzione del libro, che poi c'è solo foto in pratica, chi lo conosce sa che il testo è abbastanza breve, c'è un'introduzione di 4 righe all'inizio. E luglio 89 ero con degli amici al mare a Castel Volturno. Usciamo per comprare delle birre da patatine, birre per passare la serata a vedere chi ha più di 40 anni se li ricorda, Zio Tibia dei film horror notturni. Era una roba che mi sembra che facesse Italia 1. E niente, fuori al bar parte una sparatoria. Con mitra, cioè armi automatiche, si sentivano proprio i colpi cadere, e noi corno abbiamo soltanto corso e basta. Siamo rinchiusi in casa, la notte horror era garantita pure senza accendere la TV. E da quel momento là poi è diventato il posto, oh, attenzione che là ammazzano la gente, anche se l'ammazzavano anche prima dell'89 ne hanno ammazzate molto di più. Però era a 15 km, era quelle cose che la distanza ti sembrano tanti, 15 km, però in realtà ne morivano molti di più. Però il posto
l'idea di fondo nasce da questo momento di rottura, da posto di vacanze a posto pericoloso, o comunque posto dove fare attenzione. E adesso facevo partire un video che dura qualche minuto, dove ripercorre un po' dagli anni 50 ai giorni nostri, la storia diciamo di Pineta Mare, ma in realtà è un po' quella che caratterizza la zona. Sì, Chiedevo a bene, il video Stefano. dura 6 minuti e quindi ci rivediamo fra Sì. 6 minuti qui. Stanno nell'acqua. Stanno nell'acqua. Questo tempo. 3 ore, 5 ore, secondo quando fa caldo. Sono cattive però. No, sono pure, sono pure. Sono no, cattive. Sono pure. Senta un po'. Lei legge qualche cosa? Sì, legge un romanzo. Un romanzo? Sì, sì. Che romanzo legge? Secondo quelli che capita. Me ne dica uno, l'ultimo che ha letto. L'ultimo, non mi ricordo. Uno qualunque. Aspetta, come che leggetemo all'ultimo momento? Anche là, non mi ricordo, me. E il ragazzo cosa fa? Va a scuola? No, niente a scuola. È analfabeta. È analfabeta? Ma sì, non va a scuola? E che te ha fa sulla breucina, fa televisione. Che se va a fare? È analfabeta. Sì, signore. Ma insomma dovrebbe imparare. E sei contento di essere analfabeta e tu? Come ne è contento? È contento perché non ci va. È contento perché non ci va. Noi al contrario pensiamo che quando l'analfabetismo sarà scomparso, quando si leggerà di più e la cultura sarà più diffusa, ebbene questa gente sarà ancora più felice. Palude, sabbie mobili, desolazione e morte. Sola vita, grama faticosa e stentata, quella di qualche mandria di bufali. Così era fino a 10 anni fa questa zona presso Castel Volturno, al di fuori del comprensorio della bonifica pontina. Una terra che sembrava destinata all'abbandono. Poi ci fu chi intuì le grandi possibilità di quel territorio isolato, eppure vicinissimo alle grandi città di Napoli e di Roma, alle arterie di comunicazione, e cominciò un'opera gigantesca di riscatto e di costruzione. Coppola Pineta Mare. Da piccolo complesso per le vacanze sulla via Domiziana, Pineta Mare si è sviluppata e si sta sviluppando sempre più in una superba città giardino in riva al mare, in cui abitare stabilmente in condizioni ideali. Non più l'arida ossessionante giungla di cemento, ma il felice ritorno all'abbraccio della natura. Qui veramente abitare significa vivere. La Domiziano ha fatto un'operazione un po' atipica e particolare, ha trapiantato il modello del terzo mondo nel cuore dell'Italia. Parcheggiatore è un parcheggio abusivo. Allora, do pure ragione che facendo quel parcheggio abusivo per guadagnare qualcosa, per portare avanti una famiglia, e hanno mille ragioni. Io no. Io guardo le macchine, non è parcheggio, guardo le macchine, do un aiuto ai persone, ai bagnanti che vengono, quelle che vogliono dare danno, e ci do un occhio di riguardo, ma senza chiedere niente. Infatti loro, io personalmente, Marotta Vincenzo, ho detto vi vado a denunziare perché voi forse mi volete pagare a me, ma perché mangiarsi i soldi? Che non è diritto.
Non so se qui l'ho messo. Eccoci qua, ci siamo. A posto. Vai, rimetto le slide, Salvatore. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, il video di per sé era una carrellata che faceva vedere attraversa, diciamo un po', quello che è successo e quello che è degno di nota, diciamo così, ecco, nel corso degli anni. E, che sono passati 60, anzi in realtà oramai sono diventati 70. E qua ho fatto una timeline, l'ho fatta al volo in questi giorni, perché apposta per la diretta, perché è interessante anche vederlo graficamente. Di solito quando parlo live, diciamo, ma non in maniera digitale, si riesce a percepire meglio la cadenza. Qui mi faccio aiutare dalla grafica. Dove diciamo, l'inizio del libro, del documentario, del video che abbiamo visto poco fa, era un famosissimo documentario di Mario Soldati, il Giro d'Italia che ha fatto negli anni 50, e nella zona della Domiziana, cosa vede lui? Vede che l'alto tasso di analfabetismo rende difficile uno sviluppo economico diverso da quello che sia la pastorizia, praticamente. Passano degli anni, un po' di sviluppo economico c'è, non moltissimo in realtà, ma negli anni 70 c'è il vero e proprio boom, economico principalmente dato dall'edilizia. Dato dall'edilizia, dove principalmente un grosso imprenditore... la famiglia Coppola, un grosso imprenditore inizia questo progetto di cui avete visto lo spot pubblicitario dell'epoca, lo spot originale dell'epoca in cui lui pubblicizzava la città giardino che stava costruendo e che si chiamerà poi Villaggio Coppola a Pineta Mare, e questo darà un input alla zona dove l'edilizia si svilupperà su tutti i 50 km e non soltanto su quei 5, 6, 10 km che prendono la parte di Pineta Mare e Castelvolturno. Che significa? Che l'edilizia diventa un'attrazione economica lecita e illecita. Illecita perché anche lo stesso Coppola si è fatto prendere la mano dalla città giardino, è riuscito a buttare in mezzo 1,5 milioni di metri cubi di cemento. Diciamo che si è fatto prendere la mano, perché con 500 licenze edilizie, qua l'ho messo anche nel grafico, ho costruito 2600 edifici, 200 negozi, 5 alberghi, caserme, ospedali, tutto sul territorio demaniale, nella migliore ipotesi era abusivo. Una piccola parte
adesso mo, sbagliare i numeri qua è un casino, è un attimo che però mi sembra che un quarto era abbastanza.